Noi siamo sostanzialmente molto contenti, abbiamo visto che c'è una grande affluenza anche quest'anno, probabilmente anche più dello scorso anno, e grande interesse anche su tutta la collezione e la linea, e stiamo andando molto bene. Sì. So che lei è uno dei veterani di questo padiglione, anche della scelta, lo sposare la scelta del campo prova, perché e se si è rivelata vincente questa scelta? Ma effettivamente sì, diciamo che io ho sposato l'idea già dall'inizio, quando c'è stata la voglia di creare intorno a quello che è l'equitazione, no? Quindi il salto ostacoli originariamente era distaccato dalla parte fiera, e da quando è nata l'idea insieme a Armando Di Ruzza, che l'idea è stata sua un po' per portarsi a quello che è oggi in Europa il sistema anche di esposizione, di creare ciò che è tutta la parte espositiva legata direttamente al cavallo. E devo dire che c'è stata una bella evoluzione, crescita, e quest'anno è la dimostrazione, no? Posso dire che proprio quest'anno ci siamo la massima affluenza di sempre con questo progetto, della nuova versione di questo progetto. Sì, soprattutto rispetto allo scorso anno è raddoppiato, credo, il volume degli espositori, e ha preso una fisionomia totalmente diversa, con un taglio molto elegante.